Bene, bene perché oggi Sonde in Onda ospita da Bologna metà di un gruppo che si chiama Earthset. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Gli altri due che fine hanno fatto? Lavoro. Benissimo, benissimo, giustificato. Allora, mi spiegate perché questo nome? Allora, Earthset è la lirica di un nostro brano, un brano che parla dell'ispirazione artistica, in cui c'è questa immagine di stare sul suolo lunare a vedere la Terra che tramonta. Earthset from the Moon sarebbe il nome completo, perché sarebbe il posto dove puoi vedere l'Earthset from the Moon. Era anche una piccola citazione ai Pink Floyd, perché c'era appunto la stessa rima di Tune e Moon, perché the place where grows this kind of tune and you can see the Earthset from the Moon. Quindi, ma secondo voi chi è sulla Luna e guarda la Terra cosa vede? Una palla di merda. Non si può dire. Appunto è proprio per porci in una prospettiva diversa che abbiamo scelto questo nome, perché ci siamo immaginati cosa succede a guardare le cose in modo diverso. È quello che proviamo. Quindi diciamo che voi siete un gruppo che guarda la musica in maniera diversa. Ci proviamo. Quindi con un nome così e con questo obiettivo, che genere suonate? Indefinibile. Sì, diciamo, si può definire nella... Alternative rock generico. Alternative rock. Ok, ok. Ma giusto per far capire, va benissimo alternative rock, c'è chiaro, ci mancherebbe. Però giusto per far capire a chi non vi conosce, non vi ha mai sentito. I vostri ascolti personali quali sono? Ma sono molto vari anche lì, diciamo, lasciando perdere tutti i classici fondamentali per chi ascolta la musica, in generale. Recentemente, non so, gruppi più recenti, Radiohead, Jeff Buckley, gruppi recenti, ad esempio un gruppo che noi due personalmente ascoltiamo con piacere sono i Wolf Alice, un gruppo inglese che a noi piace. Ma i riferimenti di questi ascolti poi ci sono anche nella vostra musica oppure no, secondo voi? Qualcosina ovviamente c'è, però neanche troppo. Ok. Allora, un album uscito nel 2015, il 26 ottobre. Ok, e un EP? 17 marzo di quest'anno. Sì. Okay. Tra l'altro siete in tour con l'EP, se non vado errato, giusto? C'è una data a breve? Domenica, sì, il 17 siamo a Bologna, al Binario 69. Ok, ed è la chiusura del tour di quest'anno? Esatto, di quest'anno. E la risposta del pubblico com'è ai vostri brani? Sembra buona, diciamo. Di solito... Io canto con gli occhi chiusi, per cui non lo so. quindi non lo sai in realtà. Okay. Io sento dopo. Cioè, quando finisce il pezzo, magari se senti gli applausi, di solito va bene. Okay. Se non mi ha colpito niente, vuol dire che l'ha tutto. Sono sopravvissuto ed è tutto a posto. Okay. Mi spiegate come nasce un brano? Ma è molto vario, può essere, diciamo, tre modi. Idea a casa, elaborata a casa, sviluppata poi in sala prove, oppure procedimento inverso, jam session in sala prove, funziona, la sistemiamo per bene, gli diamo una struttura a casa e poi la riportiamo in sala prove per definire il resto. Oppure magari alcuni brani sono stati scritti proprio con un'idea, dicendo partiamo da questo concetto e vogliamo esprimere questa cosa e sviluppiamo la musica seguendo il concetto. A proposito di concetto, l'album è un concept. Sì, il disco In a State of Altered Unconsciousness è un concept in realtà anche l'EP, anche se un po' più in un modo più light, più leggero. Quindi se non sapete cosa fare il 17 c'è un concerto loro da vedere e c'è un disco EP da ascoltare e anche un album, Earthset.